piercing di Alessandro Malaspina Pola. Alfredo Rossi faceva veramente fatica ad assecondare i desideri della figlia Alessia, sempre così fuori dagli schemi e anticonformista, seppur ottima ragazza rispettosa, educata e diligente a scuola. L'ultima novità è arrivata stamattina. Alessia vuol farsi un piercing che, in parole povere, sono quelle cose di metallo piantate nei posti più improbabili, come se fossimo degli indigeni dell'Amazzonia. Alfredo è disperato e chiede un parere alla collega di fiducia, la timida Elisabetta. Lui, padre coraggio, ha cresciuto la figlia da solo perché la moglie Palma ha pensato bene di andarsene via con il fattorino Bruno, biondissimo, apparentemente un angioletto del supermercato dove faceva la cassiera, con la scusa che Alfredo è poco uomo. Questa affermazione gli è costata migliaia di euro in psicoanalisi, le classiche sedute sul lettino, e psichiatria, pastiglie in quantità, perché oltre la battuta c'è stato pure l'abbandono e inevitabile giunta la depressione. Così gli è toccato pure il compito di crescere la figlia. La collega Elisabetta gli ha detto di non preoccuparsi, che siamo stati giovani anche noi e qualche trasgressione ci ha aiutato a crescere e a capire meglio il mondo. Poi, a bassa voce, gli ha confidato lei abbia un piercing sul capezzolo destro. Alfredo è sobbalzato, perché sarà pure poco uomo, ma il seno è qualcosa di ancestrale nella mente maschile, richiama la maternità e una certa malandrina sensualità, al di là del genere e dell'orientamento. Così Alfredo accompagna Alessia. Diventerà maggiorenne fra un mese, esatto, in questo centro piercing. Li accoglie un ragazzone molto alto, con gesti e comportamento molto femminili. Alfredo non ha mai avuto pregiudizi, anche perché in famiglia nessuno è completamente a posto. L'ambiente è molto raffinato: luci basse, specchi, tappeti neri, nell'aria musica dolce, infilo di fusione e profumo dolcissimo. Alessia è tutta felice e non smette di sbaciucchiare il suo papà. A quanto pare vuole farsi fare tre piercing. Uno sul lobo destro perché dice sia il lato maschile della personalità e vada esaltato per essere equilibrati. Uno sul naso, perché se si cerca un amore bisogna fiutare bene come sia, se no si sta così bene da soli. E l'ultimo sulla lingua, perché le parole sono importanti e troppo spesso ce lo dimentichiamo, abusando e castrando il nostro eloquio. Alfredo è visibilmente nervoso. Il gentile ragazzo che li aveva accolti all'ingresso gli dice se voglia prendere qualche bevanda per rilassarsi, in fondo al corridoio, mentre aspetta la figlia in sala d'attesa. C'è una macchina distributrice che pare dia pure il resto, cosa non comune visto quanti soldi gli abbia mangiato quella sul lavoro.
Diversi anni fa ed ancora oggi, in qualche gioielleria, il piercing veniva e viene effettuato con una pistola a molla. Nei negozi di tattoo specializzati per effettuare piercing oggi si utilizza esclusivamente un ago cannula, sterile, attraverso la quale viene fatto entrare il gioiello. Alfredo legge questa informazione sulla liberatoria che ha firmato per la figlia, visto che ancora per 30 giorni sarà minorenne, e gli fa un certo effetto rabbrividente. Però si è promesso di non fare il padre rompiscatole.